Bene ragazzi, questo sarà il nostro giorno all'incontrario, quindi ragazzi oggi faremo tutto reverse per 24 ore e adesso le 2 di mattina stiamo per fare colazione, ma guardate questo video per scoprire che cosa succederà in questa giornata pazzesca. Ma io non ho capito, ma tu a metà mattina ti bevi la birra? Sei quasi pronta? Sì, sono nata pronta. Beh, allora, questa è la nostra giornata all'incontrario. Adesso che cosa facciamo, Mary Mary? Allora, siccome mattina bisogna allenarsi, allenarsi in palestra. Mary, come va il tuo allenamento mattutino? Sei bellissima. Allora ragazzi, questa è la tabella di oggi. Oggi, vabbè, in realtà questi sono 5 esercizi, poi ci sono solo altri 5 qui. Ho fatto i primi due, che sono mountain combat. Ne ho fatte 3 per un minuto. Poi ho fatto adesso un plank col corpo completamente disteso, ma dico completamente, proprio con le mani al muro, 20 secondi per 4. E adesso mi metto a fare 20 burpee per 3 volte. Non sei curiosa di vedere i burpee? No. Sì, che vuoi vedere i burpee. Ok, vai, vai. Mary, lei, su. Sì. Sembri Santa Maria. Su. Altri 20 burpee per Seba. Facciamo le flessioni diamante, ok? Però una cosa, non tutto lì si può fare. Faticoso? No. Quindi così. Però noi abbiamo fatto una di 40. Quindi così, poi così. Uno. Ma dai, insegnami quelle cose. Appoggiati bene. E adesso fai dei movimenti circolari. Così. Sì, giuro. Guardate che palle, ragazzi. Così. Ah, così? Non è facile, eh. 1, 2, 3, 4, 5. Sembra che sto girando un porno. Ragazzi, continua la nostra giornata all'incontrario. Adesso siamo in piscina. Mary, che ora sarà che facciamo pranzo? A mezzanotte mi sa che viene. Queste sono scene hot di Wild at Earth. Su Patreon la versione completa. E adesso è arrivato il momento di andare in sauna. Ci vediamo dopo. Ragazzi, giornata al contrario. Che ore sono? Le 23:10. Dove andiamo? Andiamo al mercato a fare compere. Esattamente. Che bello. Sei un po' affamata, io voglio di un cappuccino. Al mercato? Eh sì, dici che lo fanno il cappuccino al mercato? Sì che lo fanno. Sì, se prendete un taxi a Bangkok, mi raccomando, usate il taximetro, perché sennò vi sparano prezzi ingiusti. Tardi. È perché stiamo facendo il giorno all'incontrario. Guardate com'è bello il mercato. Questi sono i saponi, vedi? Che bella sta camicia, che è stupenda. 250 baht quant'è? 250 baht sono 7 euro. Beh, non è tanto. Bene, quasi mezzanotte. Cosa vuoi mangiare per pranzo? Non so, magari del pad thai. Pad thai, sì, ok. Mary sta già facendo shopping. Un po' di shopping prima di pranzo. Che ore sono? Guarda che 3:39. Che quindi per il nostro giorno all'incontrario è quasi mezzogiorno. Guardate che carini questi bolipetti. Prendiamo quello piccolo, sì. Dai, che magari va a cagare. Ok, e can we have one? Is it spicy? Yes, spicy. Very spicy, just a bit. Ok, a little bit spicy. Yes, not much. Ok, this 100. Small, small. Vediamo se ci lancia. Adesso ci mangiamo dei polipetti fritti per pranzetto. Guarda che c'è l'Italia, la signorina. La nostra gnocca di bambù made in Thailand. Wild at Earth
Mezzanotte si mangia pranzo. Com'è, buono? Assaggio anch'io perché ovviamente è mezzogiorno. Mi sembra di essere un vampiro a fare questo giorno all'incontrario. Buon appetito. È wild? È abbastanza wild. Mi aspettavo un po' più caldi. La nostra Mary è alla ricerca della cosa più buona da mangiare. Smoothie di cocco, posso assaggiarlo? Sì. Buonissimo. Giornata all'incontrario, è quasi mezzanotte e guardate cosa mangiamo per pranzo. Spaghetti, polipetti e anche uno smoothie. Tanta fame? Tanta fame di colazione. No, la colazione la facciamo dopo, col granola da 8 euro. Allora, tanta fame di pranzo. Buono? La felicità di mangiare pranzo a mezzanotte. Signore e signori, per tutti coloro che vogliono dimagrire e stanno attenti alla linea. Vuoi assaggiare? Sì, adesso sì. Questi praticamente sono spaghetti fritti. Ragazzi, dieta proprio oggi. Haoci, come direbbe la mia manager cinese. E questo è quello che fai di solito il pomeriggio? Discoteca del pomeriggio? Assolutamente. Come sei adolescente? Noi stiamo cercando un caffè adesso. Vabbè ragazzi, adesso con la bellissima Mary abbiamo fatto delle foto bellissime, ve ne lascio qua due. E ve ne lascio anche una che Mary fa mistica degli X-Men. No filter. Per colazione potremmo venire qui. Un pancake. Un pancake? No. Ma io non ho capito, ma tu a metà mattina ti bevi la birra? Sì, è malto, no? È orzo. Ricordiamo tutti che Mary beve sempre il caffè d'orzo. Non fare la riccona. C'ha tipo 3 euro in mano, non volevo dirvelo. Ma quanto è grande! Birra thailandese. Wow, thank you! Ragazzi, continua il nostro giorno all'incontrario con birra. Birra, la migliore in Thailandia, la Shinga. Se venite qua dovete provarla. Kanpai! Ragazzi, sto per fare la lavatrice, sono le 2 di notte. Orario perfetto per fare la lavatrice. Qui ci sono tante mutande di Seba in Giappone. Dai, devi vedere le tue mutande. Eh sì, scusa. Adesso la nostra Mary ci fa la lavatrice. Mary, la lava... Ma così tanto? No, è scappato, però vabbè. Mary, non bada a spese. Vabbè, ma tanto lo devi buttare, la tua ultima lavatrice, no? Eh sì, è vero. Non è l'ammorbidente, vero? Solo questo? Ma cos'è l'ammorbidente? Ma hai visto come cucino il pollo? Sì, hai ragione, pretendo troppo. Allora, accendiamo la lavatrice, mettiamo... Siamo quick wash. Ecco, wash. Oh, quick, ok. Questa lavatrice fa casino quanto me. Quindi adesso andiamo a portare la carta igienica a Mary. Guardate... Le portiamo tutto il pacco. Ecco Mary, per te. Scusa. Intanto la lavatrice prosegue. Bene, follettine, follettine. Mi sono messo il pigiama. Guardate che bello. C'ho la maglia qua di Godzilla contro Totoro, che fanno sumo. Trovate la maglia in descrizione, vi do anche il codice sconto. Dobbiamo metterla da qualche parte? No, ma adesso mi ingegno. Posso metterla in camera tua? Sì. Perché c'è più sole. Guardate che vista spettacolare di giorno, bel sole. Sì, c'è un sole che spacca i sassi. Speriamo che si asciughi, perché oggi non c'è tanto sole, vero? Oggi è un po' nuvoloso. Calzine e mutande. Ecco, quelle robe microscopiche sono mie. Oddio, queste sono le mutande di Soul Mafia in realtà. Le mutande di Soul Mafia che finiscono sempre in lavatrice per qualche motivo. Finito. Io preparo il caffè, lo vuoi? Mi vuoi un po' di caffè? Oggi non fai colazione, guarda che ti fa male non fare colazione. Guarda, tu non fai colazione.
Bene così? Sì, va bene così, guarda. Metto che, l'acqua, che, mi depuro. Che ore sono? Sono le 2.24. Le 2.24, secondo me è orario di fare colazione. Ragazzi, caffè alle 2 della notte. Ma dormo dopo aver sta cosa? Io non lo so. Mettiamo un po' d'avena. Che buono. Buon appetito ragazzi e buona colazione. Ma tu appena sveglia ti ascolti ste cose. Vabbè ragazzi, ditemi se questo esperimento sociale vi è piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Noi che ore sono? Le 2.29. Ci vediamo un horror. Stiamo guardando Hunted. È bellissima. Almeno il primo episodio era carino, dai. Sì, era bello. Vabbè, vi salutiamo, mi raccomando passate per il canale di Mary. C'ho un sonno. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di Mary, che si beve a metà mattina la birra. Ciao. Ciao. Ma che cavolo è? Come stiamo muovendo?